primo maggio in piazza e, come vuole la tradizione, i sindacati, almeno in questa occasione, si ritrovano uniti sotto lo stesso motto. Per uscire dalla crisi è necessario puntare sullo sviluppo, occupazione e fisco. Abbiamo dei lavoratori che sono in mobilità, che non avranno la possibilità, stante oggi la situazione, di andare in pensione, quindi si troverebbero senza reddito e senza pensione. Abbiamo il problema di migliaia, anche qui, di lavoratrici in maniera particolare, che hanno maturato ad esempio i 15 anni di contributi e che dall'oggi al domani si sono trovati a non poter più accedere al meccanismo pensionistico così come era previsto dalla normativa precedente. È chiaro che un governo che non tiene conto di queste cose significa che non fa delle scelte da un punto di vista sociale o da un punto di vista dell'equità di alcune scelte, ma fa semplicemente un'operazione di cassa. Si deve ritrovare il senso della festa del primo maggio, sostengono le parti sociali, richiesta la partecipazione dei lavoratori e un loro maggiore coinvolgimento nelle scelte strategiche dentro e fuori la fabbrica. Altro aspetto importante è il ruolo delle istituzioni locali, accusate di immobilismo. Alla provincia chiediamo, sul tema della crescita e dello sviluppo a Bergamo, quale progetto e quali idee vuole mettere in campo. Quali elementi di innovazione ci sono sul sistema anche della formazione e istruzione professionale su questo territorio? Quali elementi anche per rilanciare anche gli investimenti? Che progetto c'è su questo territorio, partendo da Porta Sud e quant'altro? Martedì ritrovo dei manifestanti alle 9.30 in piazzale Marconi, il corteo partirà alle 10 e si snoderà per le vie del centro. Alle 11 in piazza Vittorio Veneto previsto l'intervento a nome di tutti i sindacati di Anna Maria Furlan, segretario confederale della CISL. C'è una grandissima difficoltà di reddito e di lavoro per tante persone. Dall'altra servono anche aiuti per le imprese, quindi le banche devono fare fino in fondo il loro lavoro e ancora purtroppo non lo stanno facendo.